pur avendo dei rendimenti ridicoli ed azzerando la magia dell'interesse composto, è innegabile che i conti deposito abbiano una propria utilità, una seria utilità. Quello di parcheggiare ad esempio liquidità o per fare un piccolo capital gain. Per persone che hanno una avversione a rischio pari a quella di un lilliputiano, per esempio. Andiamo a vedere cosa ci offre oggi il mercato, sia per i conti liberi che per quelli vincolati, perché alcuni hanno anche rendimenti di circa il 5%. Bentornati. Non ti lamentare che fai pochi iscritti e nessuno ti guarda su questo canale. E tu chi sei? La tua coscienza, idiota. In che senso non devo lamentarmi? Che faccio? Dove sono questi video sui dividendi? Cosa c'entra questo video sui conti deposito? Ma ci mancherebbe altro, questo è il mio canale, io ci faccio quello che voglio. Non avrei mai futuro su questa piatta. Bentornato. Se mi segui da un po', sai benissimo che io ho al momento in corso 4 conti deposito diversi, tutti in regime libero, a parte uno che in realtà ha solo 32 giorni di preavviso per il prelievo, ma che comunque non è vincolato. Ogni conto deposito ha una sua utilità, una sua funzione di risparmio. Non è detto che tutti abbiano le mie stesse esigenze, ma tutti abbiamo un'esigenza particolare. E per cui oggi parliamo dei migliori conti deposito per il 2023, sia vincolati che liberi, per tutte le esigenze. Giusto per rinfrescare la memoria a chi passasse qui di tanto in tanto, chi fosse nuovo e non ci fosse mai passato, io ho un conto deposito in Santander, libero, dove tengo il mio conto di emergenza, un conto deposito in FCA Credit Agricole, dove tengo soldi per vacanze legali, un conto deposito Findomestic, dove metto soldi per le tasse e le spese della mia partita IVA di questa attività, e infine un conto deposito con conto progetto, quello con un tempo di rilascio dei soldi di circa 30-32 giorni, dove sto accantonando i soldini per i libri del bimbo fino a quando andrà a scuola, che costeranno tantissimo. Disclaimer assolutamente necessario. Qui sotto trovate i link delle varie piattaforme. Non sono link affiliati, ma per comodità vostra di ricerca ve li riporto tutti, che sono link che vi riportano alla piattaforma Finance Drips, nella quale ho prelevato questi dati. Se vi iscrivete alla piattaforma a gratis, io non ci guadagno niente e voi non pagate niente. Bello, no? Se invece sottoscrivete un piano a pagamento, io ci guadagno un possibile sostegno economico al canale. Comunque, quali sono le migliori alternative libere e vincolate? Partiamo dai conti senza vincolo, che hanno comunque dei rendimenti non schifosi, in alcuni casi molto interessanti. Inoltre ci potrebbero essere soluzioni intermedie, da me non menzionate, semplicemente perché le percepisco come poco solide o poco convenienti. E non voglio portare contenuto spazzatura. Ad esempio, ho eliminato conti correnti che danno un buon interesse solo per periodi di tempi limitati o si trattava solo di interessi su conto corrente e basta, perché non avrebbe senso a questo video. Conto progetto. Vado a menzionare prima di tutti il conto progetto perché ha di per sé legato un ulteriore step veramente conveniente. Per i nuovi clienti il conto progetto, quello che come dicevo prima ha un termine di rilascio di circa 30-32 giorni dei fondi, va a fornire un rendimento lordo dell'1,75% e per cui poco meno di un 1,3% netto. Ci sono conti più redditizi a regime di termine completamente libero? E allora? Il fatto è che da poco Banca Progetto ha lanciato il conto Key, che si va ad affiancare al conto deposito, appunto conto progetto. E per questo fattore chiunque sottoscriva il conto deposito e poi vado ad aprire anche il conto corrente conto Key, che è a tutti gli effetti un conto corrente bancario normale con carta di debito internazionale, può usufruire anche di un rendimento promozionale del 3% lordo, che si avvia ad essere praticamente un 2,22% netto, che per un conto libero è comunque un ottimo rendimento. Questi interessi sono in promozione fino a giugno 2023. Per dirla tutta, io stavo seriamente pensando di aprirlo. La capitalizzazione degli interessi viene fatta ogni 3 mesi, non ci sono interessi anticipati e la debito del bollo è a carico del cliente. Cosa importante, non c'è un deposito minimo. Se ad esempio io versassi 1000 euro a fine anno avrei guadagnato 22,2 euro netti di interessi. Banca Progetto offre anche dei depositi vincolati. Conto rifugio libero, conto deposito del Mediocredito Trentino Alto Adige, che ha questo conto molto interessante con un rendimento lordo del 2% e per cui un rendimento netto dell'1,48%, con una proiezione valida anche qui fino al 30 giugno. Dopo tale data invece il conto renderà un 1% lordo e per cui uno 0,74% netto. Per chi avesse intenzione di valutare sia un conto deposito a una banca allo stesso tempo, potrebbe essere questa un'interessante alternativa. Il versamento minimo è di 1000 euro, cifra alla portata di quasi tutti, con un massimale di 2 milioni di euro, cifra che io non ho. Capitalizza gli interessi ogni 3 mesi e per cui non fornisce interessi anticipati.
Anche in questo caso l'imposta di bollo è a carico del cliente, la banca offre anche dei depositi vincolati. FinDomestic, passiamo a un altro conto nel mio ventaglio di utilizzo. Con il conto FinDomestic si possono ottenere somme in regime totalmente libero che, se richieste in linea di massimo dopo 2 o 3 giorni, arrivano sul proprio conto corrente di riferimento. A me non hanno mai impiegato più di queste tempistiche, sinceramente, ho prelevato diverse volte. Si parla di un conto che ha un rendimento del 2% lordo e per cui un 1.48% netto, con somme fino a 20.000 euro depositati. Per somme oltre questa soglia viene sempre riconosciuto un 2% lordo fino a 20.000, ma per il capitale oltre questa soglia viene invece applicato un rendimento dell'1% lordo e per cui dello 0.74% netto. Facciamo un esempio pratico per fare capire un po' le cose. Se io avessi depositato 40.000 euro sul conto FinDomestic, guadagneremmo sui primi 20.000 euro depositati 296 euro annui e per gli istanti 20.000 invece 148 euro annui. Non ci sono somme minime di deposito, la liquidazione degli interessi viene fatta su base semestrale e per cui gli interessi non vengono anticipati e l'imposta di bollo è a carico del cliente. FinDomestic in questo caso offre solo un deposito libero e per cui non ha scelta di depositi vincolati. Santander Io Posso, passiamo a un'altra banca parte del mio portafoglio con il conto Io Posso. In questo caso si parla di un deposito minimo di 250 euro che offre un rendimento dell'1.5% lordo per cui 1.11% netto. Anche in questo caso tempistiche di prelevo che vanno dai 2 ai 3 giorni lavorativi e anche in questo caso io ho prelevato diverse volte, per cui andando a versare 1.000 euro si andrebbero ad incassare 11.10 euro netti annui. La capitalizzazione degli interessi avviene su base trimestrale e per cui non si vanno a ricevere gli interessi anticipati con un tetto massimo di deposito di 100.000 euro. Anche in questo caso abbiamo il bollo a carico del cliente. Soluzione fra le più famose in circolazione, forse perché è una delle banche che è storicamente conosciuta per offrire conti deposito come lo strumento principale e perlomeno molto più pubblicizzato. Santander offre anche delle soluzioni vincolate. Ma passiamo alle soluzioni per i depositi vincolati. Quali sono quelli con i rendimenti migliori? Per la cronaca non prendo nulla in considerazione che vada oltre i 60 mesi, anche se ci sono soluzioni fino a 120 mesi, che io trovo inutile a mio parere. Conto deposito Io in più. Conto della Banca Popolare del Cassinate che ha diverse tipologie di vincoli con diversi rendimenti. Essendo una banca facente parte del circuito delle credit union e per cui in italiano delle banche di credito cooperativo, in questo caso si va fino a raccolta di plan fund che al momento è stato raggiunto e per cui l'apertura di nuovi conti è al momento bloccata. Ma vale la pena comunque dare sempre un occhio perché i rendimenti sono veramente interessanti. Si possono versare somme da 5.000 euro in poi fino a un massimo di 500.000 euro. Lo svincolo parte dai 6 mesi fino ai 60 mesi, con rendimenti che vanno dal 4% lordo per i 6 mesi fino al 5% lordo per i 60 mesi. Comunque vi lascio una tabellina a schermo. Il 4% lordo sui 6 mesi, che corrisponde a un netto del 2.96%, non è niente male per un vincolo così breve. Il bollo non è incluso da parte della banca e gli interessi vengono pagati a fine vincolo. Si può eventualmente svincolare prima del periodo di fine vincolo pagando come penale il 50% dei rendimenti che vengono conosciuti se si fosse tenuto il conto fino alla fine del vincolo. Ad esempio, per i 6 mesi con un tasso lordo del 4% ci ritroveremo a ricevere un 2% lordo. Non ero a conoscenza di questa banca neanche per nome, la tengo d'occhio perché per un mini vincolo, per alcune cose, lo potrei anche utilizzare. La barriera d'ingresso qui è più alta ovviamente partendo da un minimo di 5.000 euro, ma alla portata di qualcuno che non sono pochissimi. Interessante anche il fatto che abbia scoperto che la banca offre anche un conto corrente a zero spese. Da valutare. Conto deposito Aidexa, conto appunto di banca Aidexa che offre diverse tipologie di vincoli che vanno dai 3 mesi fino a 36 mesi con rendimenti lordi dal 2% per i 6 mesi fino al 4.5% sempre lordi per i 36 mesi. In pratica con il vincolo triennale ci si trova un netto del 3.33% anno. Anche per questa soluzione lascio un'immagine di riepilogo. Gli interessi vengono liquidati allo scadere del vincolo e liquidati entrambi nel caso li si voglia ritirare in 32 giorni dalla scadenza del vincolo, quindi calcolate un mese in più, con un investimento minimo alla portata un po' più di tutti di 1.000 euro e un massimo di 100.000 euro, il massimo coperto dal fondo interbancario. Anche in questo caso banca che offre un conto corrente a zero spese, anche se a mio parere molto meno competitivo di quello della Banca Popolare del Cassinato. Anche in questo caso banca da me sconosciuta prima di mettermi a preparare questo video. Sui lunghi vincoli ha rendimenti interessanti, su quelli brevi si trovano offerte simili anche con depositi liberi per cui non li andrei a valutare, ma poi ognuno faccia quello che vuole delle proprie risorse e quindi faccia le proprie valutazioni. Vivi Conto Deposito. Passiamo a Vivi Banca che offre tre soluzioni di conto deposito, di cui uno libero, che non trattiamo sia perché non è la sezione giusta e anche perché offre un misero 0.10% anno, ma che è davvero. I due prodotti vincolati sono Vivo Conto Più e Vivi Conto Extra. Differenza sostanziale è che il primo, Vivo Conto Più, è svincolabile con la penale essere il non pagamento degli interessi maturati ed offre, in base alla durata del vincolo,
un rendimento massimo del 2,5% con vincolo che partono dai 6 mesi, che offrono un 1% lordo, che crescono in proporzione di 6 mesi in 6 mesi fino al massimo menzionato prima del 2,5% per i vincoli a 60 mesi. Per quanto riguarda invece il conto extra, le somme non possono essere svincolate e offrono un rendimento massimo del 4,5% partendo dai 6 mesi di vincolo e anche qui fino ai 60 mesi che vanno esponenzialmente a crescere fino al 4,5%. Tutti i valori sono come sempre lordi, interessi liquidati sempre allo svincolo, con imposta di bollo a carico del cliente e nel caso di prelievo sia interessi che montante vengono liquidati dopo 33 giorni, per cui anche in questo caso bisogna considerare un mese in più. Vivibanca offre anche conti di servizio come conto corrente, ma non ho trovato molto interessante questo aspetto, o perlomeno non lo vedo venduto bene sul loro sito. Conto progetto vincolato. Torniamo a Banca Progetto, che con il suo conto Key, se si vanno a vincolare le somme, offre rendimenti molto ma molto interessanti. Il conto Key ha canone zero e quasi tutti i servizi gratuiti, ma per i conti vincolati legati al conto Key invece come funziona? Si possono scegliere sia linee svincolabili che non svincolabili. La differenza di rendimenti fra le due opzioni è sempre dello 0,75% circa, cioè per fare un esempio, se quello svincolabile rende un 1%, quello non svincolabile rende un 1,75% e così via. I vincoli partono dal 6,25% per i 6 mesi non svincolabili e i 2,5% per quelli svincolabili, fino al 4,5% per i 60 mesi non svincolabili contro il 4% di quelli svincolabili. In caso di svincolo anticipato sui depositi svincolabili si perdono una parte degli interessi, in media la metà, ma dipende dalla durata dello svincolo. In questo caso conviene andare a scaricare il foglio informativo del conto Key. C'è anche una differenza sulla liquidazione degli interessi. Trimestrale in caso di conti deposito non svincolabili, a fine vincolo per quelli svincolabili. Unica pecca, la giacenza minima dei vincoli, che è di 5.000 euro per la minima e di 500.000 euro per la massima, per cui il minimo non è utilizzabile per chi ha somme molto basse o vorrebbe investire un poco alla volta. Unica eccezione è il rendimento proporzionale dell'apertura del conto Key, quello che menzionavo prima, che è solo a fine giugno e che non ha un minimo di investimento in quanto è legato alla sola apertura del conto corrente. Ricordandoci che questi non sono consigli né a investire o a non investire, ma solo spunti a scopo didattico e di approfondimento. In ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video!